Abbiamo visto le migliori build di Kinnitch e abbiamo anche visto su cosa è meglio investire quando andiamo a portarlo su. Ora la domanda è solo una: quanto danno può fare Kinnitch full maxato, full investimento, con supporti full investimento? Io sono Cotoletta e ora lo andremo a scoprire. Prima di iniziare un video sul massimo investimento, che cosa bisognerebbe fare? Ah sì, maxare tutti i personaggi. E questo vuol dire costellazioni e armi. È tempo di andare a prendere a calci qualcuno. Io direi che per rispetto al video precedente dove l'ha prese veramente di santa ragione, iniziamo con il nostro Simon. Nessuna pietà. Ok. 632.000. Con un colpo. Chiaramente il primo colpo potenziato. Però wow. Ovviamente con lui abbiamo giocato, ma signori, direi di andare a caccia di qualche leggenda. Chi lo sa, magari possono esistere almeno due colpi in più. Direi che se la fa anche abbastanza facilmente. Sono veramente dei danni che non hanno senso di esistere. Ok, comunque il team è Kinnitch, Bennett, Emily Deia, Emily con le cons, Dunk e dell'Endo Shred. Il fatto è che a me preoccupa il team di Furino davvero tanto. Ergo, andiamo a provarlo subito. Eccoci davanti alla seconda leggenda con il team di Furino. Ego, molto bene. Oddio, prenderò il buff da lì. Che sta succedendo? Lo piglio? Mi sa che non lo sto pigliando. Allora, non so bene che cosa sia successo. Penso che Kinnitch non sia veramente studiato per, non lo so, essere in combattimento in dislivelli del genere. In qualche modo comunque il danno lo faceva. Ma letteralmente ero talmente confuso da quello che stava succedendo sullo schermo che non ho manco visto i numeri. Considerando però che l'avversario non c'è più, non praticamente giocando al gioco, perché ho premuto due tasti senza sapere veramente quello che stessi facendo, sì, direi che questo team i danni ne fa, e anche tanti. Che poi grazie al cavolo sto giocando tipo 4 CSR5, non ci mancherebbe altro. Ok, sono abbastanza sicuro che questo posto sia un pochino più adatto a Kinnitch, quindi direi riproviamo contro il nostro caro Liam. Oddio, devo togliere le codine. Ok. Bello lo slime pyro. Non è che mi ha ammazzato lo slime pyro, vero? Impazzisco. Ma davvero. Perfetto, torniamo con il round 2. E via. Evitiamo magari di venire shottati questa volta. E vediamo un po'. 776. Wow. Chissà se con la giusta team comp, le giuste cose, si può arrivare a 1.000.000. Beh, sicuramente contro Scaro roba simile si può tranquillamente fare. Magari poi ci proviamo anche. No, 980.000. Mi sarei dovuto buffare, palese. Cacchio. Milione
e 13.000, penso. Kimmich era un pochino giù comunque. Va benissimo. Bene, Team Quicken. La Ida. Ulti. Ora mi è uscita Kukishinobu. Sta a guardare. Quasi. ...634? Ho visto giusto? Non si capisce niente. Dov'ero? Cosa stavo facendo? Non lo so. Penso di non aver veramente fatto assolutamente nulla. Bene, ricominciamo. Vediamo il primo danno. 434. Però ero senza la ulti di Naida. Vabbè. Diciamo che forse è uno spazio un po' troppo piccolino per Kimmich. E... oh, un idroculo, incredibile. Fate conto che con 300 di ping e 260 adesso è veramente difficile controllare dove andare con Kimmich, perché il controllo lo prende ovviamente molto più tardi rispetto al solito. Però è stato comunque dai divertente. Sono quelle cose glitchate che alla fine fanno anche un po' ridere. Comunque sì, mi sa che a questa Naida ci sei R5, quello che vuoi, manca assolutamente recharge, ma non è colpa nostra. I manufatti non è che li possiamo inventare. Ma questo vuole botte? Se vuoi botte basta dirlo. Basta? Posso fare il mio video in pace? Grazie. Bene. Proviamo. Chiaramente Furia non farà danno, ma almeno così potremo vedere tutto il danno di Kimmich. ...776. Qua non sono dentro l'ultima di Bennett. Qua sì, però. 4,74. Molto bene. Ciao draghetto! Ok, sono abbastanza certo che per quanto sia difficile controllare il rampino qua in questo server, controllarlo sul live server senza ping secondo me sarà un botto. Ma un botto divertente. E niente, volevo andare al PMA, ma apparentemente è chiuso. Non posso uscire. Aiuto. No, ok, in realtà bastava fare il giro da dietro. Ma che cavolo? Non mi ricordavo che ci fosse un puzzle per tipo sbloccare il PMA. Ma serio? In ogni caso è un vero peccato che la CC di Kimmich sia praticamente solo un qualcosa per fargli fare, diciamo, più danno a UE. Chiaramente è una cosa che a Kimmich manca, ovvero Kimmich parte come DPS single target, con la C6 diventa comunque anche un po' AOE, grazie appunto al rimbalzo di quella che è la sua E. Come vediamo qua, qua dovrebbe rimbalzare anche prendendo uno solo. Infatti, in realtà penso che abbia praticamente contato l'aver preso il capanno, sto coso qua, come bersaglio primario, e poi abbia fatto tipo il bounce sugli altri due. Mi sembra un po' too much. No, volevo vedere il danno, cavolo. Proviamo. Aspettiamo. Allora, boom. Madonna. È tipo, una mini nuke. Ma questo qua è vivo. Com'è possibile? Il sopravvissuto. Ti lascerò in vita, caro. Oddio, che paura. Oddio, ma se... un attimo, devo provarlo. Ya vada vado. Posso tipo... non posso cliccare nulla. Bene, cose da non fare con Kimmich. Lottare su una sporgenza, apparentemente. Perché mentre sei in stato di tipo quello dove rotei, non ti puoi sloccare e fare altro. Non è tipo un plunge o nient'altro.
Bene così. In ogni caso, penso che Kinich sia un personaggio veramente molto, molto, molto divertente. Non occorre assolutamente nessun tipo di investimento insensato per avere dei risultati e del divertimento. Proprio come avete visto, dei danni che facevo e come mi divertivo con la sua C0 e la Sisma Refine 5, che sarebbe appunto l'arma craftabile. E poi, signori, questa è la miglior idol animation del mondo. Wait for it, wait for it, wait for it. Non ce la posso fare, la adoro. Penso che quando pulerò Kinich sul server, quello europeo, appunto, starò tutto il tempo a guardarlo sperando faccia quell'idol, perché veramente è troppo, troppo bella. Mi raccomando, un bel like al video e iscriviti al canale, caso tu non l'abbia ancora fatto. E ricordati che streamo ogni sera su Twitch alle ore 21. Link in descrizione, lascia un follow.